Uno dei temi che da sempre tiene banco anche quando si parla di sviluppo è la sicurezza sul lavoro. Una seduta solenne del Consiglio Comunale di Napoli in occasione della giornata nazionale. Ce ne parla Ettore De Lorenzo. I dati raccontano di una situazione che va leggermente migliorando, ma quella delle morti bianche e in generale degli infortuni sul lavoro resta una piaga ancora aperta e dolorosissima, soprattutto al sud e ancora di più in Campania. Nel 2008, secondo l'INAIL, nella nostra regione ne sono stati denunciati circa 28.000, il 4,6% in meno rispetto all'anno precedente, e con gli infortuni sono scesi anche gli episodi mortali da 75 a 72. Il trend è proseguito anche nei primi sei mesi del 2009, quando in Italia ci sono state 576 morti sul lavoro, 25 delle quali in provincia di Napoli. Queste cifre dimostrano che molto è stato fatto, ma che molto c'è ancora da fare. Ecco perché la giornata sulla sicurezza sui luoghi di lavoro indetta dal Comune di Napoli, celebrata in un consiglio comunale solenne sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, assume un valore ancora di primaria importanza. Comune di Napoli è il primo comune in Italia che si è fatto carico del problema, che è anche un problema di educazione degli imprenditori e di educazione anche dei lavoratori a pretendere il rispetto dei propri diritti. La cerimonia, durante la quale sono state premiate le scuole che hanno presentato fotografie incentrate sulla prevenzione dei rischi, è stata coordinata dall'Osservatorio sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita proprio dal Comune di Napoli, presieduta da Salvatore Galliero, che ha peraltro annunciato che sarà presto dedicata una piazza alle vittime cadute sul lavoro. Purtroppo abbiamo un'incidenza delle mortalità intorno al 10% del fenomeno nazionale ed è un dato molto molto cogente.